Dettagli più quotati del momento ci svelano i segreti delle acconciature delle modelle in passerella. Questa sera capiremo quanto lavoro c'è effettivamente dietro una sfilata, anche perché l'abito è importante sì, ma un buon trucco e una buona acconciatura sono fondamentali per trasmettere un til mood della collezione dello stilista, che lo stilista più delle volte ci presenta attraverso dei bozzetti, attraverso dei disegni a cui noi facciamo riferimento per poi iniziare a pensare la soluzione adatta alla sua collezione. Siamo a Milano durante la presentazione delle collezioni primavera-estate. E nei backstage si corre sempre perché fra una sfilata e l'altra c'è pochissimo tempo. Normalmente cominciamo a collaborare con lo stilista anche per telefono una settimana, 10 giorni prima del défilé. Ci facciamo spiegare lo spirito della collezione e iniziamo le nostre ricerche aiutati dalla tecnica e dalla fantasia. E traiamo ispirazione da un'attenta osservazione da ciò che avviene nel mondo della moda, dalle strade, ma dai film e dai videoclip. E da tutto ciò, meno male, che ci circonda. Solitamente ci coordiniamo anche con i make-up artist, cioè i truccatori, per presentare una donna nella sua totalità. Una volta scelta la pettinatura con lo stilista, ci si ritrova nel backstage della sfilata. Può accadere di tutto, anche che tutto ciò che si era definito con lo stilista venga stravolto all'ultimo momento. Ci si trova dalle 3 alle 5 ore prima, appunto, della sfilata. Anche perché, nonostante si sappia come pettinarle, arrivano modelle all'ultimo momento con magari lucche o acconciature che non sono in linea a quello che si era deciso. Solitamente un parrucchiere si occupa di 3 modelle e se comunque i capelli sono in condizioni non idonee a quello che si vuole fare, ma hanno troppo gel, troppo prodotto, è necessario eseguire uno shampoo. A quel punto si lavora anche in 3 su una modella. Per la prossima primavera estate non ci sarà un filone unico da seguire. Il trend comunque vedrà donne sfoggiare teste romantiche, raffinate, teste leggermente cotonate, di ispirazione anni 60, ma un'attenzione particolare va sempre alla cura, per trasmettere sempre leggerezza e naturalezza.